Buonasera, io sono Pietro Di Lorenzo, il responsabile di SS Trader. Vi do il benvenuto a questo ultimo video che si associa a una serie di corsi fisici tenuti nel mese di aprile, nel quale cercherò in qualche modo di rispondere alle domande che mi sono state poste in questi giorni. Sostanzialmente il focus è stato soprattutto sui titoli, domande su i titoli che evidentemente si detenevano in portafoglio, e quindi farei un brevissimo quadro del mercato che archivia, il mercato italiano archivia in rosso la settimana. Ciò che è evidente è che l'indice è sostanzialmente ancora ingabbiato all'interno di questo ampio trading range che vi ho delimitato nel grafico. Ormai i prezzi sono da ben 6 settimane, quindi 30 sedute, ovvero dal 26 marzo, in questo box sviluppato fra area 20.800 e 22.200. Mercato che mostra una certa debolezza in virtù del fatto che 6 delle ultime 7 sedute sono state chiuse in ribasso. Ieri, la seduta di giovedì, quindi abbiamo assistito a una violenta reazione, ma in realtà oggi il mercato ha rimangiato il 70% circa di quanto guadagnato oggi. Quindi sostanzialmente si sta un po' perdendo quella forza che aveva caratterizzato le prime settimane dell'anno, e siamo sostanzialmente in questa fase di schermaglie fra acquirenti e venditori che stanno combattendo in questo campo ben delineato fra 20.800 e 22.200, senza fornire particolari indicazioni direzionali. Quindi la strategia operativa, per chi ha una logica più di medio termine, potrebbe essere quella di rimanere in stand-by fin quando i prezzi rimangono ingabbiati in questo range, e di prendere posizione solo a seguito della fuoriuscita dei corsi da questo rettangolo, in quanto superata la resistenza in area 22.200, c'è da attendersi lo sviluppo di un nuovo allungo verso l'alto, e viceversa la rottura di 20.800 non esclude lo sviluppo di della prima gamba correttiva dell'anno, e quindi una fase leggermente più negativa. Per chi invece avesse una logica più di breve termine, probabilmente in sedute volatili e direzionali come quella di oggi o di ieri, in cui ciò che si nota è che i prezzi di apertura e di chiusura sono molto vicini ai prezzi minimi e massimi, e ci sono dei range abbastanza ampi, probabilmente la cosa migliore è dedicarsi a operatività intraday, e quindi che sfrutti la volatilità, che oltretutto abbiamo visto estremamente forti, in particolare sui titoli più caldi, ovvero quelli interessati da in qualche modo temi interessanti, come ad esempio su Fiat a seguito dell'applicazione del piano industriale, piuttosto che sui bancari, che spesso sono al centro dell'interesse del mercato. Quindi operatività intraday in questa fase può premiare. In particolare in questa settimana il nostro servizio che fornisce segnali intraday, che si chiama Pre-Entry Trading, che ricordo fornisce un solo segnale operativo nella prima ora di contrattazione via SMS, e questa operazione segnalata si chiude in ogni caso a fine giornata, ha fornito risultati abbastanza, direi, decisamente positivi. In realtà le prime due sedute della settimana, quindi lunedì e martedì, non abbiamo operato, ma i trade effettuati mercoledì su Telecom, giovedì su Enel Green Power e oggi su Telecom, in qualche modo hanno dato dei risultati positivi. Sostanzialmente c'è stato questo bel trade da oltre 1.000 euro su Enel Green Power, che ha spostato l'equilibrio. Oggi invece abbiamo chiuso in perdita su Telecom, e mercoledì invece con 195 euro di profitto su Fiat. Ricordo, scusate, Telecom. No, questo qua c'è un errore, perché in realtà questa è un'operazione fatta su Fiat. Insomma, quello che si può vedere è che probabilmente in questa fase di mercato l'operatività intraday
anche oltretutto sul mercato americano che seguiamo in quest'altra area del sito, che è del tutto analoga alla precedente. In questo caso però il segnale viene inviato nella prima ora di contrattazione del mercato americano, quindi 15:30, 16:30. Anche qui, se si riesce a cavalcare la storia giusta, e quindi tipicamente settore di social network che è stato molto al centro di interesse del mercato dopo i dati di Twitter, piuttosto che settore farma ancora in grosso fermento, si riescono a fare delle cose davvero, davvero interessanti. Quindi, ricapitolando, mercato ancora ingabbiato in lateralità, fin quando i prezzi rimangono dentro questo rettangolo, probabilmente per chi ha, diciamo, capacità di seguire le posizioni intraday, ha senso fare questo tipo di operatività. Viceversa, probabilmente la strada migliore è quella di attendere che questa fase di equilibrio termini. Fra i titoli più richiesti, naturalmente c'è il titolo Fiat, in virtù di quanto successo questa settimana. Sappiamo che mercoledì il titolo ha chiuso con un ribasso dell'11,69%, molto evidente nel grafico giornaliero il buco lasciato aperto giovedì, in quanto il piano industriale ha deluso e probabilmente tanti avevano in qualche modo scommesso su risultati positivi anche in virtù del fatto che il titolo mostrava grandi forze ed era a contatto con i 9 euro. Sta di fatto che abbiamo assistito a uno scrollone decisamente brutale, ma si intravedono segnali di reazione alla seduta odierna con il titolo che ha reagito sul supporto in area 7,25 mostrando una certa forza relativa. È evidente dal fatto che la chiusura è posizionata nel 70% superiore del range giornaliero contro una chiusura del mercato dell'indice italiano posta sostanzialmente sui minimi. Quindi per chi avesse un'elevata propensione al rischio potrebbe aver senso provare a cogliere un eventuale rimbalzo da area 7,25, purché si abbia il rigore e la disciplina di fissare uno stop rigido sotto 7,25 e quindi si abbia questa capacità di chiudersi con una perdita che naturalmente conosciamo ex ante, e quindi è possibile acquistare un numero di azioni tale per cui la perdita monetaria non superi quella pianificata. Titolo che invece mostra grande forza è Telecom Italia. Il titolo è a contatto con l'importante resistenza psicologica passante in area 0,95. Stamane in verità mi aspettavo, come abbiamo visto su Prime Time, un movimento più deciso perché il titolo in mattinata mostrava grande forza. In realtà la forza si è un po' smarrita nel corso della seduta, ma insomma la chiusura non sui minimi lascia intendere che c'è ancora spazio di crescita. In questo caso attenderei una chiusura superiore a 0,95 per prendere posizione, e questa posizione avrebbe come primo target 1 euro e quindi un profitto superiore al 5%, che certamente giustifica il trade. Interessante anche il settore tecnologico. In realtà il Nasdaq non mostra grande forza, ma il titolo, diciamo, tecnologico per eccellenza a Piazza Affari, che è STM, sembra voler proseguire la corsa al rialzo. I volumi non sono straordinari, ma ritengo che il superamento della resistenza psicologica passante a 7 euro, livello testato sia oggi che ieri, potrebbe calamitare nuovi acquirenti e quindi innescare una nuova accelerazione. Titolo invece piuttosto scorrelato al mercato, che in qualche modo potrebbe subire di meno quello che è l'andamento dell'indice, è un titolo che fa un po' di storia a sé, è Atlantia. Come evidente dal grafico, i prezzi sono ingabbiati da 59 sedute, ovvero dal 13 febbraio, all'interno del rettangolo sviluppato fra area 17,70 e 19,20, e anche in questo caso prenderei posizione solo a seguito della fuoriuscita dei prezzi da questo box. E quindi superamento di area 19,20 potrebbe essere un buon segnale d'acquisto e che potrebbe sviluppare un nuovo movimento direzionale. Fra i titoli energetici, grande forza per Saipem, Eni e Enel. Probabilmente però potrebbe aver senso attendere un leggero ritracciamento prima di intervenire. I titoli sono un po' tirati, come vediamo ad esempio Saipem
è a contatto dell'importante livello in area 20 euro, analogamente per ENI a contatto 19 euro. Insomma, potrebbe aver senso attendere una leggerissima correzione che ci consenta di entrare su punti d'ingresso a più basso rischio. Tra le small cap, quelle che sto seguendo con maggiore attenzione, come al solito, vengono dal nostro strumento Dynamic Rating Analysis, che ricordo è uno strumento anche qui consultabile sul nostro sito, che in qualche modo con un algoritmo proprietario che analizza le raccomandazioni delle banche d'affari evidenzia in questa classifica i titoli che riteniamo più promettenti in una logica di medio termine. In questo caso quindi la logica è di più lungo termine e rimane come leader della DRA con 10 su 10, 10 cubi su 10, Trevi, che graficamente non... diciamo è piuttosto ingessato, ma solidamente all'interno di questo trend rialzista molto ben definito, con i prezzi che si muovono da quasi un mese, cioè da oltre un mese ormai, fra area 8 e area 50, senza fornire particolari indicazioni direzionali. Fin quando i prezzi rimangono in questo box non c'è da cambiare strategia operativa. Viceversa, il superamento di area 8,50 potrebbe autorizzare all'incremento della posizione long, che ribadisco in questo caso in una logica meno speculativa e più di investimento. Per quanto riguarda un rapidissimo sguardo sui mercati americani, che ricordo seguiamo, come dicevo, anche qui sul sito con dei report giornalieri che forniscono operatività sia intraday che multiday, ciò che è molto evidente analizzando il Nasdaq e il Dow Jones è una certa distonia nell'andamento, con il Dow Jones che proprio ieri ha testato la resistenza chiave passante in area 16.600, quindi un bel grafico, una bella impostazione rialzista decisamente definita, con i prezzi che proprio ieri hanno tentato il breakout decisivo. Quindi superamento di area 16.600 confermato in chiusura sarebbe senz'altro un ottimo segnale di continuazione rialzista per il Dow Jones. Meno positivo invece il Nasdaq, che come evidente mostra una serie di massimi decrescenti a partire dai massimi che sono stati toccati a marzo, e quindi molto, molto diversa l'impostazione grafica, con il Nasdaq che si sta riportando verso il supporto psicologico dei 4.000 punti. Ritengo che una chiusura inferiore ai 4.000 punti sarà un segnale ribassista, e ritorno sotto la media mobile a 200 periodi, la media mobile esponenziale a 200 periodi, che è un livello sempre piuttosto sentito dal Nasdaq, potrebbe indurre quantomeno a diminuire l'esposizione su questo mercato. Noi in questo momento abbiamo una sola operazione long sul mercato americano, che è il titolo Apple. Dopo la pubblicazione dei dati, il titolo ha sparato forte, ma in effetti adesso siamo all'interno di questa fase di consolidamento piuttosto stretto, e ciò che abbiamo deciso di fare per salvaguardare buona parte dei profitti virtuali sin qui realizzati è quello di alzare lo stop a 586 dollari, in modo che comunque buona parte dei profitti sin qui realizzati vengano salvaguardati. Ritengo che per questa settimana è tutto. Naturalmente adesso gli appuntamenti didattici si spostano con l'appuntamento di Rimini. Vi do appuntamento il 22 e 23 maggio all'IT Forum. Naturalmente vi aspettiamo al nostro stand, allo stand di SS Trader, nonché nelle conferenze che seguirò. Quest'anno sarò impegnato in ben 5 conferenze, che sono in qualche modo, diciamo, divise nei 2 giorni. Per chi volesse in qualche modo seguire le conferenze alle quali parteciperò, può andare sul nostro forum, che è mai dire bozza, e in questo thread ho evidenziato tutte le conferenze che mi vedranno protagonista, e quindi sarà un piacere in questo caso confrontarsi live e affrontare le tematiche che affrontiamo di solito in questi webinar in maniera
come dire, deviso e in maniera, diciamo, più diretta. Io vi ringrazio e vi do quindi appuntamento all'IT Forum.